San Frediano, protettore degli chef, diciamo, stellati, perché in effetti molti sono passati di qua, poi magari ha preso la stella altrove. Speriamo che si prenda anche sul posto. Speriamo A la parte Borgo San nostra Jacopo, mi sembra che è poco Borgo distante, Saiavo, che è sì, sempre San no, Frediano, comunque è sempre San Frediano, è sempre San Frediano. sempre del Sì, Santissimo. quello è vero. La speranza nostra è quella, poi a quello ci puntiamo oramai da 2 anni, speriamo nel prossimo anno, insomma, di essere presi in considerazione proprio per la famosa stella. Bene, quindi con Mirko Margheri. Margheri, che non è Margheri, anche perché non siete una pizzeria. Ecco, No, assolutamente. quindi Gune, partiamo dal nome. Il nome Gunè è stato scelto perché Gunè in greco vuol dire donna. Infatti, è un locale scelto proprio per le donne, fatto in onore delle donne, delle mamme. Non volevo dirlo, nel senso che vedo Perché? passare delle ragazze qui, Sì, sono che sulla via, famose. come si chiama la via qui? San Frediano, San Borgo Borgo San Frediano? Ecco, Frediano. giustamente. C'è anche una vecchia canzone che dice le ragazze di San Frediano. Poi qui c'è un. Vedevo che c'è ancora la chiesa. Questa chiesa dove c'era Cavalli? Sì, C'era bravissimo. durante Pitti, mi ricordo Sì, che si è vero, andava c'era il lì. Non so se era vecchio. sconsacrato, consacrata. Non è consacrata? Consacrato, Consacrata. consacrato, esatto. C'era il ristorante lì dentro? Accanto, era Ah, accanto accanto, ah, ecco, ristorante. no, no, mi Era sembrava proprio accanto strano, accanto, sì. cosa non tornava, quindi sicuramente bei ricordi, qui appunto in San Frediano, Gunè, quindi abbiamo l'indirizzo nella guida Michelin, al momento visto che l'hanno appena presentata, siamo rimasti fermi lì, Sì, siamo che rimasti lì. No, poi, come dire, non è neanche male, no, infatti molto assolutamente. probabilmente qualcuno che è stato declassato, perché se tu perdi la seconda stella, in realtà conquisti la prima, che Sì, alla è un fine sì. po' Sì. Questo ringiovanire, ripartire, mettersi in è vero. gioco, anche l'indirizzo, stessa cosa, quindi, come dire, ci sono dei valori dietro a ogni singolo Ogni punto delle sì. Poi guide, ecco, comunque dobbiamo essere contenti perché in 2 anni abbiamo raggiunto per 2 volte le 2 forchette sul gambero rosso e già subito il primo anno siamo entrati sulla guida Michelin e siamo già sul secondo anno sulla guida Michelin. Quindi Quindi Espresso, possiamo, non prevediamo ancora il futuro, sta per essere presentata come ho ultima avuto guida. modo di parlare con Si sa già. il direttore dell'Espresso, mi ha detto che saremo presi in considerazione per la prossima uscita. Siete ancora nuovi Sì. per la guida Sì, perché noi dell'Espresso. non abbiamo ancora avuto modo di avere una loro visita in nessun modo. Magari Quindi sono venuti, non ce l'hanno perché detto, ma l'altra edizione era quella dell'anno dell'anno scorso, scorso. a maggio, Sì. e voi avevate appena aperto? Sì, praticamente, no, non è che non l'avevamo appena aperta, ma eravamo aperti da un anno, però non c'era stato modo di contattarli, di farli venire qua per farci Vizzari non era ispezionare. passato, adesso è Eh no. passato dall'altra Poi so sponda. che è cambiato tutto, non è andato in direzione, quindi è un anno un po' di travaglio anche per Accontentiamoci loro. chiaramente di questa segnalazione Sì. Michelin, e quindi complimenti al nostro chef, che quindi arriva da quale esperienze? Allora, le esperienze le più Visto che c'è importanti. stata la Sì, presentazione, c'è stato il premio Mentor. segnalo le più importanti, a parte tutti, è Gaetano Trovato. Questa secondo me è la più grande esperienza della mia vita dove ho imparato di più. Poi ho fatto esperienze parigine, esperienze londinesi, Parigi. con Marco Stabile, insomma con Fulvio Perangelini quando aveva il gambero rosso a San Vincenzo. È stata una delle prime No, perché non a ero Parigi giovane. però, No, no, a Parigi si a Parigi trattava ero a di. Reminé. A Reminé perché era sulla riva gauche del Notre-Dame de Paris, praticamente dove Remine. a Reminé. Che a Remine. tempo e si chiamava così. Si chiamava così, aveva una stella Michelin Già anche lui. Gunè avevamo, come dire, Sì, no, qualche no, problema a ma capire i di cosa si trattasse. francesi, Ebbene, su questo esatto. hanno. Quindi là cos'era, cucina italiana? No, era una cucina francese, prettamente francese. Alla base c'era il foie Stella gras, Michelin. sì, alla base c'era il foie gras e tutto il resto. Infatti lì ho imparato proprio il vero foie gras, come si prepara il vero foie gras francese, che per loro è una cosa Ah sì, importantissima, perché il foie gras, fondamentale. come, non lo so, l'aceto balsamico Eh tradizionale, sì, a cioè modo. non sono stati creati da Dio, Sì, infatti. no? Infatti. Questo è chiaramente un po' anche con lo champagne, no? Sì, è Cioè, è chiaro che verissimo. il buon C'hanno le Dio loro ci ha messo a cose. disposizione chiaramente l'uva Sì, è senza vero. ombra di dubbio, però ci sono, ecco, queste tecniche, no? Sì. Particolari,
che esaltano chiaramente questi celebri, c'era appunto, un piatti. vecchio detto di uno chef che conoscevo, diceva sempre: uno, Dio ha creato, era il più grande cuoco, poi il diavolo ha creato gli chef. Certo. Per stravolgere tutto. Sì. È vero, è vero. Bene, bene. Col foie gras quindi si fa qui da Gounet, cosa c'è? Col foie gras ce l'abbiamo, però io l'ho trasformato. Ho fatto un foie gras con i fegati del piccione. Io ho riportato il piccione in tre stati. Praticamente il petto con il fegato, costruisco il foie gras che poi faccio a creme brûlée. Poi invece con le coscette le ricostruisco e le serviamo con questa maionese di sedano. Senza intervenire sul piccione, mi sembra di capire, nel senso io cerco che il foie gras in Francia ha una tecnica, particolare io invece che ingoffa, infatti no, assolutamente non interviene sul piccione, ecco, ma ne sfrutta quella piccola parte, quello che un po' allontana anche molti clienti, assolutamente, come dire, americani, che sicuramente frequentano, infatti, appunto, queste zone, quindi diciamo che insomma sì, fegato, ecco, infatti, fegato, ecco. Infatti quello che cerco sempre di creare anche ai ragazzi, trasmettere ai ragazzi in cucina, è quello che mi è stato un po' trasmesso anche proprio da Arnolfo, cioè usare ogni parte avendo zero scarti, cioè perché è fondamentale non avere nessun tipo di scarto in cucina. Arnolfo il ristorante, nel senso che Arnolfo è nato a Colle Valdelsa, ma praticamente ha lanciato Firenze in un certo senso. Praticamente molti chef attuali sono tutti. No, ma anche proprio nel senso di Arnolfo l'autentico, nel senso che Arnolfo Cambio, Palazzo Pitti, Palazzo Pitti, la Leonardo da Vinci, per dire, anche lui. Qualche ricetta, qualcosa, sì, ci sono. Aveva strolgato anche lui. Ci sono. Quindi bene, siamo a Firenze, chiaramente, forse capito. Quindi siamo da Gounet, con il nostro chef, quindi ha avuto più esperienze e quindi, cioè, Firenze come città natale. Praticamente sì, è la mia città natale. Anche se i miei genitori sono mugellani d'origine. Infatti la passione per la cucina nasce da quello, nel vedere la nonna e la mamma cucinare la domenica mattina, tutti i giorni. E da lì è nato proprio l'amore, perché volevo fare il cuoco. E mio padre non voleva, mio padre voleva facessi l'architetto. E detto, no, io voglio fare il cuoco, io adoro fare cucinare. Cioè, per me la cosa più importante è cucinare. Beh, Arnolfo è stato un architetto. Sì, infatti, alla fine sì, è quindi, vero. Quindi, è vero, è vero, è vero. Quindi, è verissimo, questo è verissimo. Io penso sempre, c'entra, no? Quello dico sempre ai ragazzi, è che io in cucina trovo tutto il mio mondo, cioè io in cucina riesco a sentirmi bene, felice, e quando sei felice riesci a trasmetterlo anche ai clienti. E la cosa più importante è cosa cerchiamo di fare qua, cioè portare le persone, rubando un po' del loro tempo, portarli nel nostro mondo. E secondo me la cosa più bella può fare un cliente è regalargli il proprio tempo e darci modo di fargli emozionare. Quella è la cosa più bella che può fare come un cliente, come complimento, che l'ha emozionato. Certo. Poi, ecco, a proposito del fegato, dovrei dire una cosa, nel senso che chiaramente, nonostante sia amico dell'imperatore o del re del foie gras in Italia, quello che ha rinunciato alla stella da Candida, provincia di Como, quasi Lugano, che praticamente il fegato lo troviamo anche nei pesci. Sì. E quindi molto interessante, quindi comunque sempre carne è, ecco, quindi non c'è poi tutta quella, perché si sta frullando la carne piuttosto no, che il pesce. No, ma noi facciamo anche quello. Ecco, capito? Usiamo... Quindi non farei grandi differenze, si possono allevare le trotte come si possono allevare le galline, quindi non, ecco. Infatti in uno dei nostri piatti nel baccalà serviamo insieme delle piccole sfogliettine di fegato di ricciola che noi abbiamo stagionato. Abbiamo recuperato dalle ricciole il fegato e la utilizziamo in questo modo qua. E come ho detto prima, cerchiamo di utilizzare tutto dell'animale. Già ci ha fatto un bel regalo l'animale a essere... Quindi cerchiamo di usarlo tutto, in tutti i modi. Quindi bene, vi abbiamo quindi un po' spiegato che comunque ci si muove fra carne, pesce, immagino, sì, anche vegetale. Vegetale soprattutto, perché abbiamo dei piccoli coltivatori locali. Che sono locali? L'ho detto proprio in Fiorentino. Certo. Locali, perché sono qui nella zona della Val di Sieve, dove prendiamo delle verdure selezionate, dove sono piccoli coltivatori, dove non usano pesticidi, tutto a chilometro zero, usiamo soltanto verdure di stagione, assolutamente di stagione.
anche per rispettare l'ambiente e tutto quanto. È una cosa a cui diamo molta molta importanza. Quindi un piatto, in questo senso che usiamo con le verdure? Sì, che può essere, che qui vorrei comunque sottolineare, sì, che vegetariano abbiamo... non è vegano. No, nel senso assolutamente. Che vegetariano chiaramente abbiamo... ha la proteina sempre animale, dei prodotti animali, infatti, uova e formaggi. Infatti, ecco. Noi ad esempio abbiamo nel menù vegetariano, faccio un esempio, la tartatenna però fatta con le cipolle rosse di Certaldo. Come deserto? No, ah, è un antipasto. Ah. Una tartatella proprio ricreata, certo, come, certo, però certo. In maniera salata, sì. E poi hai anche tante altre cose. Quello sul menù vegetariano è tutto a chilometro zero. C'è un menù quindi di questo abbiamo tipo. Un menù tipo proprio vegetariano. Noi facciamo un menù da 6 portate, uno da 8 e poi il menù vegetariano da 7. Da 7? Sì. Anche perché chiaramente sembra che i vegetariani e i vegani non mangino, chiaramente una portata in più rispetto. Sì, infatti. Ci sta. Ci sono anche i formaggi, formaggi locali sempre coltivati. Carrello di formaggi, insomma, no, fette di formaggi. Noi non facciamo a carrello, li scegliamo direttamente dalla cucina, anche lì abbiamo scelto dei piccoli produttori locali, tra cui uno che è un produttore che conoscevo io, che sta sempre la zona di Ronda, che lei ha 20 capre, ha 20 caprette, e tira fuori questo caprino che è fenomenale, fatto però ne fa in piccolissime quantità. E grazie a Dio riesco ad avere queste piccole forniture da parte sua, ed è esagerato. No, in effetti devo dire, in questo giro toscano mi è capitato effettivamente un formaggio che sembrava quasi di Pienza piuttosto che di Sogliano, no? Infossato. Sì. Ecco, quindi ho fatto una gaffa, ero un caprino. Però ci sono in effetti come non so, certi funghi che assomigliano a certe carni. No? E viceversa, sì, ecco, sì, è vero. Può succedere. Ecco. Infatti noi lo facciamo sempre lì, abbiamo sostituito il porcino alla Rossini. Cioè, ad esempio, invece di mettere la carne, mettiamo il porcino. Ah, sì. Facciamo appunto il porcino alla Rossini, ricreandolo con un foie gras finto di fagioli. Ah. Stessa tecnica con cui si fa il foie gras, però con i fagioli all'interno, invece usare la carne dell'altra. Questo è però molto interessante, anche perché Yannick Alenot ha questo piatto nel menù vegano, vegetariano, vegetale, che è praticamente la cappella del porcino con una dadolata del gambo, che è un piatto incredibile, che fanno anche tra l'altro a Monforte d'Alba, nel ristorante in Italia. Appunto di Monsieur Yannick Alenot, perché tu invece stavi a Parigi, stavi invece con chef. No, la chef si chiamava... Una donna. Era una donna. Non è la celebre chef. No, era una donna. Che ha 3 stelle Michelin a Londra, ma non a Parigi. No. Hélène Rove. No, purtroppo no. No. E quindi, bene, altre esperienze all'estero? Come ho detto, Londra, ma sono... Londra? Sì, ma sono venuto via dopo 6 mesi perché non mi appassionavo alla cucina. Questo qua era a Parigi? No, quello lì che ho detto prima era a Parigi. A Londra? Quest'altra a Londra invece si chiamava... si chiamava... Perché l'ho proprio rimosso, perché è stata una pessima esperienza. Sì? Ci picchiano. Adesso cominciamo a invecchiare, la memoria. Chi era lo chef? Il chef era italiano, si chiamava Piero Guidi. Piero Guidi? Non mi viene in mente adesso. Cipicca, ce l'ho scritto anche sul curriculum, ma non mi viene adesso. Era stellato, aveva una stella Michelin, era nella zona di South Kensington. Però non mi, adesso non mi viene in mente. Cipicca. Non mi viene in mente. Dici qualcosa, però. Sto invecchiando, mi rendo conto della memoria. Diciamo, zona Piccadilly, dove c'è il mercatino. Sì, in quella zona lì. Però ripeto, non mi ha mai entusiasmato perché non mi faceva impazzire. Quindi, perché vivere a Londra non è facile, l'ambiente non è per niente facile, quindi dopo 6 mesi ho preferito tornare a casa. E quindi, allora, chi abbiamo in sala? Qui intanto c'è il patron che non ha solo Gounet. Il patron non ha soltanto Gounet, no, assolutamente no. Chi si chiama? Nicola Langone. Ecco. Che ha quindi più locali. Che ha più locali, un totale di 5 locali. Ah, locali.
sì. Tra cui sono, la nuova Giuseppe... apertura, la nuova apertura che è qui accanto al Next Door, che l'abbiamo inaugurato il mese scorso, che è soltanto il cocktail bar. Cioè soltanto un cocktail bar. Che è chiaramente utile anche per voi, insomma. Sì, sì, assolutamente. Spesso le persone si fermano lì per un aperitivo e poi passano di qua o viceversa dopo cena. Certo. Vanno di là magari per un whisky, una grappa, un cioccolatino o compagnata. Poi c'è invece... Poi in centro, in Piazza Duomo, ha sia il Messier Gelato, che è una gelateria, sì. La Sosta dei Golosi, che è sempre un altro bar accanto con un punto pranzo, e poi il Bistro 84, che è di là d'Arno, in Borgo Ogni Santi. Il Bistro 84 era forse quello che una volta aveva anche la Stella Michelin? No, il Bistro 84 l'abbiamo aperto da Che era un ristorante di pesce? No, assolutamente, aperto nuovo l'anno scorso, neanche un anno è aperto. Questi sono tutti i locali, diciamo, del gruppo, come a Londra. No? Che chiaramente i ristoratori hanno più e sono diversi, chiaramente. Qui fanno diverse cucine, diverse cose. Certo, certo, perché non è a gestione familiare. No, ed è giusto anche ed è giusto differenziare. Certo, lo dico sempre, certo. Sui dolci, dessert. Dessert abbiamo tre in carta, che sono il ricordo di merenda, che è un ricordo mio di quando ero ragazzo e l'ho ricreato nel dessert. Dai Mugello? No, ero già a Firenze. Sì. Comunque, se si ricorda, ai tempi, quando ero piccolino, cioè comunque ero giovane, negli anni 95-2000, vennero fuori tutte le yogurterie possibili. Era pieno di yogurterie, ogni angolo c'era yogurterie. Quindi mi piaceva il pomeriggio andare a farmi la merenda con questo yogurt, abbinato a tante altre cose. Io poi l'ho ricostruite, facendo la strati, e poterlo mangiare dal basso verso l'alto. In modo da ricreare in bocca proprio quella sensazione che mi dava quando ero bambino. Poi abbiamo il bonè fatto a base di cantucci di prato e banana, servito con questo gelato alla mela verde e cocco. E poi come terza abbiamo volevo mettere insieme tre cose in un dolce solo, che è una base di Fontainebleau, che è il classico dolce francese che mangiano in Fontainebleau, usando questo formaggio morbido, detto alla francese, che è questo formaggio rimpastato al cardamomo, servito con una Seadas, che però all'interno non ha il classico formaggio sardo, ma un caciocavallo che viene dalla Basilicata, che è la regione di nascita del nostro titolare. E poi insieme ci sono queste parigine, fatte sempre da noi, che te mangi con le mani, praticamente devi rompere la parigina da calda, inzupparla nel fondablè e mangiarla, che è anche divertente. Quindi si parte da un classico, sì, e si crea qualcosa di, come dire, famolo strano, come dicono, infatti, di particolare, può divertente. Essere effettivamente sempre la soluzione migliore, sì, alla fine, sì. E poi devi anche giocare con il cliente, è simpatico, coinvolgerlo, ecco. Bene, quindi è tutto qui da Gounet, San Frediano, siamo a Firenze, quindi poi chiaramente ci risentiamo per altri successi, perché poi, come dire, siamo al giro di boa, ecco, di queste presentazioni dopo il Covid, quindi ritorna un po' tutto come prima, in effetti, no? Sono un po' le stesse condizioni e possiamo dire di esserne usciti. Grazie mille.